Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Iniziamo questa sera dalla cronaca. Un bracconiere di Torre Annunziata cade nella rete della forestale di Polla e subito scatta il sequestro di avi fauna. Ma per i particolari seguiamo il servizio di Giovanna Serena. Alle prime ore dell'alba, un bracconiere proveniente dai paesi vesuviani con il pallino dell'uccellagione aveva pensato bene di trovare spazio utile in località Campo, nel comune di Sant'Arsenio, zona questa in cui l'avifauna, preziosa per il suo canto, appunto il cardellino, è particolarmente presente. Le guardie del WWF di Salerno, in zona di perlustrazione, anche a seguito di una segnalazione, richiedevano immediatamente supporto e collaborazione al comando forestale di Polla. Appena sopraggiunto il sottufficiale della forestale di Polla, il sovrintendente Pietro Rubino, dipendente del comando provinciale del corpo forestale dello Stato di Salerno, interveniva congiuntamente alle guardie del WWF, bloccando immediatamente il soggetto e l'illecita attività posta in essere. L'operazione condotta comportava il sequestro di oltre 30 cardelline, gabbie, attrezzature per il fissaggio e di diversi metri quadri di reti da cattura, nonché di un richiamo acustico elettromagnetico con amplificatori di suono, stante una memory card. I reati contestati dalla forestale vanno dal reato di uccellagione al maltrattamento di animali, stante le condizioni incompatibili con la loro natura, che comportavano gravi sofferenze, e al furto venatorio, poiché l'avifauna protetta è patrimonio indisponibile dello Stato. Il bracconiere, un sessantenne di Torre Annunziata, è stato deferito a piede libero dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, che ora dovrà esprimersi sulla convalida del sequestro. I ladri non hanno avuto nessuna pietà per il dolore che stava vivendo la famiglia di Giuseppe Sacco, l'operaio della Ergon di 49 anni, deceduto la scorsa settimana dopo essere stato colpito da un aneurisma. I malviventi, mentre la famiglia del 49enne si trovava nella sala mortuaria dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove era stata ricomposta la salma, sono entrati in un terreno di sua proprietà a Polla e hanno portato via un trattore. A scoprirlo qualche giorno fa sono stati i congiunti di Giuseppe ed hanno immediatamente sporto denuncia. La notizia ha suscitato profonda indignazione in paese. I familiari, appena infatti hanno avuto la notizia della morte, rispettando la sua scelta, hanno subito dato il consenso per l'espianto degli organi e grazie a questo immenso atto d'amore, il suo cuore, le sue corna e i reni sono stati prelevati da un'equipe medica specializzata e trasportati in altri ospedali. Ospedali e dunque trapiantati a 5 persone affette da gravi patologie e che erano da tempo in attesa per essere sottoposte al trapianto. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, personali e di sequestro preventivo disposta dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura della Repubblica per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I destinatari dei provvedimenti sono due uomini, di cui uno sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Celso, nel comune di Pollica, e un altro originario di Battipaglia, a cui è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Agropoli. Proprio nella città di Agropoli si è proceduto anche al sequestro preventivo di un'abitazione di proprietà di quest'ultimo, in cui venivano fatte prostituire le donne, per la maggior parte cittadine di paesi provenienti dall'est. Il museo Midauno di Pertosa ha ospitato nel tardo pomeriggio di sabato la presentazione del 22° Congresso Nazionale di Speleologia. Condividere i dati, questo il titolo dell'evento di portata nazionale che si terrà a Pertosa ed Auletta dal 30 maggio al 2 giugno prossimo. L'importante vetrina, che ospiterà appassionati e principali rappresentanti del mondo speleo italiano, è organizzata dalla Società Speleologica Italiana, dalla Federazione Speleologica Campana e dal gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano, in accordo con la Fondazione Mida ed i comuni di Pertosa ed Auletta. Noi, insomma, da tempo, da anni, ospitiamo
la struttura del gruppo speleologico del Vallo di Diano a Pertosa, una struttura proprio diciamo a fianco al Midauno, quindi abbiamo il piacere di ospitare, anche perché avendo il sito ipogeo più importante della Campania, se non del meridione, era importante che appunto il 22° congresso si tenesse a Pertosa. Noi speriamo di essere pronti per poter ospitare tutti gli ospiti che verranno. Oggi sarà un momento insomma di vetrina, di presentazione, abbiamo fatto più incontri, il paese, i paesi, i territori sono pronti a ospitare questo evento, ma soprattutto a mettere in risalto quella che è l'emergenza delle grotte, che sono poi tra l'altro geoparco, quindi ormai un riconoscimento veramente internazionale, quindi vetrina delle cose buone che facciamo, ma anche segnalazione di cose che devono migliorare. Nei giorni scorsi il consigliere regionale del PD Donato Pica ha incontrato i direttori regionali di INPS e INAIL, con i quali si è confrontato sulla situazione delle sedi di Sala Consilina. Si è dato vita ad un colloquio cordiale e costruttivo nella comune consapevolezza di non dover sguarnire il territorio ad ulteriori servizi pubblici. In tempi brevi pertanto si andrà verso la riorganizzazione funzionale degli uffici interessati, d'intesa con l'amministrazione comunale, che ha già dato il via e inizio alla propria disponibilità. Un passo avanti importante, ha dichiarato Pica, che scongiura così il pericolo di nuovi interventi a danno di tutto il Vallo di Diano. Nel contempo il consigliere Pica ha riproposto il tema delle commissioni periferiche per l'accertamento della invalidità, che vanno assolutamente ripristinate in loco, allo scopo di evitare ulteriori disagi e spese soprattutto per le persone anziane e le fasce più deboli. Iniziato invece questa mattina l'effettivo anno scolastico 2014-15 per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Monte San Giacomo. Per cause di adeguamento e ammodernamento dell'edificio scolastico, dallo scorso 15 settembre gli alunni delle classi primarie e secondarie di primo grado hanno seguito le lezioni presso l'edificio dell'omonimo istituto di Sassano, frequentando le lezioni nell'orario racchiuso tra le 15 e le 18. Non sono ancora terminati però i lavori che riguardano l'edificio, sede della scuola dell'infanzia, e i bambini interessati resteranno ospiti fino a data da definire nei locali della casa canonica in via Pietro Ninni. È una grande soddisfazione per noi, ha affermato subito l'assessore alla cultura Angela D'Alto, poter offrire ai ragazzi un edificio scolastico totalmente rinnovato, efficiente, colorato e sicuro. Esserci aggiudicati col progetto preposto e il finanziamento ha rappresentato per noi un'occasione irrinunciabile. Il mese di ritardo dovuto a problemi burocratici e il disagio che purtroppo i ragazzi hanno dovuto affrontare spostandosi a Sassano sarà ampiamente ripagato dalla bellezza e funzionalità della nuova struttura. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha convalidato l'arresto per 3 rapinatori napoletani, presi la settimana scorsa dai carabinieri della compagnia di Agropoli e dalla stazione di Santa Maria di Castellabate, dopo aver compiuto una rapina ai danni di una gioielleria del centro e uno scippo ai danni di un'anziana donna del luogo. Dei 3 malfattori, 2 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre il terzo ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Emanuele Corda, nell'ambito di specifici controlli tesi a reprimere la guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, hanno denunciato 2 ragazzi, un 25enne di Teggiano e un 21enne di origini marocchine, trovati alla guida delle proprie auto sotto l'effetto di alcol, con limiti di gran lunga superiori a quelli consentiti. Il ragazzo straniero è stato fermato a Sant'Arsenio dai militari della stazione di Polla, i quali hanno scoperto che guidava anche senza mal conseguito la patente. Inoltre, durante il weekend sono stati controllati numerosi veicoli e persone, soprattutto nei pressi di locali notturni. Sono state levate contravvenzioni per guida senza cintura, con il cellulare, senza la prescritta revisione e per eccesso di velocità. Apriamo invece questa volta la pagina destinata, dedicata come sempre agli eventi. Ad Atena Lucana il comitato No al Petrolio mobilita tutta la popolazione per la salvaguardia del Vallo di Diano. Sentiamo.
Si è tenuto sabato sera presso l'auditorium di Atenascalo l'incontro pubblico voluto dal comitato No al Petrolio per informare i cittadini sugli eventuali rischi derivati dalle attività dell'ENI per il pozzo Pergola 1 di Marsico Nuovo. L'incontro, introdotto da Erminia Pinto, ha rappresentato un'occasione di dialogo e di confronto da cui sono nate riflessioni e proposte da parte dei numerosi partecipanti. È emersa una grande preoccupazione per il futuro del nostro territorio, anche in relazione allo Sblocca Italia. Il comitato No al Petrolio ha chiesto nuove adesioni e nuove forze per mantenere sempre alta l'attenzione e per le future iniziative che richiedono la consapevolezza e la responsabilità di ogni cittadino. Non si può delegare ad altri, ognuno è chiamato a fare la propria parte. In questa ottica il Comitato ha chiesto l'impegno dei presenti a sollecitare le amministrazioni comunali a deliberare affinché la Regione Campania si opponga in maniera forte e decisa allo sblocca trivelle. È emersa inoltre la necessità di un cammino condiviso che coinvolga i cittadini e gli amministratori affinché le azioni di tutela siano sempre più incisive ed efficaci. Il Comitato ha inoltre proposto un presidio permanente per informare e per creare una rete sempre più ampia nel territorio. Il prossimo appuntamento, al quale sono invitati cittadini ed amministratori, si terrà ad Atenascalo il prossimo 31 ottobre in vista di una mobilitazione generale in tutto il Vallo di Diano. E noi in questa occasione abbiamo raccolto ai nostri microfoni le dichiarazioni di Antonio Bavusi, che è presidente di un'associazione ambientalista della Basilicata, OLA, e Ivan Bruno, che è presidente del comitato No Petrolio. Sentiamoli. La OLA, Organizzazione Lucana Ambientalista, è da sempre contraria alle trivellazioni in queste aree, sia del Vallo di Diano che della Basilicata, che confinano col Vallo di Diano, perché noi riteniamo che il petrolio estratto, perché nella concessione Valdagri già si estrae, già sta creando grossi problemi di impatto ambientale e sta creando grossi problemi soprattutto sul ciclo dell'acqua, sulle qualità del territorio, soprattutto le produzioni locali, il turismo. E quindi questo fenomeno, che oggi sta diventando ancora più grave, con il raddoppio dell'estrazione che già in Valdagri sono ipotizzato. Il pozzo Pergola 1, che si trova qui vicino ad Atena Lucana, è in sostanza il pozzo da cui si pensa di estrarre non meno di 30.000 barili al giorno, che devono portare l'estrazione di petrolio in Valdagri da 90.000 attuali a 130.000. Quindi con tutto quello che comporta l'attività petrolifera fatta in quest'area importante dal punto di vista ambientale, dicevo. E poi c'è anche un altro fenomeno inquietante che si sta presentando, cioè il decreto legge Sblocca Italia rischia di estendere l'estrazione anche in altre aree della regione Basilicata, ma anche della regione Campania e nel Vallo di Diano, dove sono presenti istanze di permesso di ricerca. E adesso invece siamo in compagnia del presidente del comitato No Petrolio, siamo in compagnia di Ivan, un'occasione questa importante ovviamente per ritornare ancora una volta a parlare della posizione netta da parte del territorio nei confronti di questa situazione che oramai ecco vige già da qualche mese, da qualche anno, insomma una minaccia che ancora una volta proviene dall'esterno. Sì, allora il territorio già nel 2012 con il permesso Montecavallo si è espresso in maniera fermissima su essere contrario alle trivellazioni, con tutte le delibere di tutti i comuni che votarono insomma contro, 15.000 firme raccolte sul territorio in 15 giorni raccolte dai cittadini, quindi proprio per esprimere la volontà del territorio a non voler andare in questa direzione. Che poi tra l'altro è una direzione assolutamente contraria alla direzione che vuole il territorio, che è quella appunto dell'agricoltura di qualità e del turismo. Oggi purtroppo ci ritroviamo qua perché tra il nuovo attacco di Pergola 1 da un lato, il decreto Sblocca Italia dall'altro, ci rendiamo conto che purtroppo siamo chiamati di nuovo in causa. Per quanto riguarda Pergola 1, già l'anno scorso il pozzo fu temporaneamente fermato perché non era stata interessata l'autorità di bacino campana, che viene coinvolta dalla eventuale realizzazione del pozzo. Invece oggi sembra che questo parere non sia stato ancora richiesto. Per quanto riguarda lo Sblocca Italia, quello ci fa temere ancora di più, proprio perché è evidente la semplificazione per quanto riguarda le procedure per le trivellazioni. Essendo coinvolti come territorio, chiaramente ci sentiamo chiamati in causa. E invece si chiudono i battenti della prima edizione della Festa della Birra a Sala Consilina. Sentiamo.
Chiusi i battenti della prima edizione della Festa della Birra, Michele Mauro Esposito, gli organizzatori dei due giorni che in Piazza Umberto I hanno proposto le specialità culinarie di Monaco di Baviera accompagnate da tanta musica, si ritengono soddisfatti delle presenze di tutti coloro che hanno voluto assaporare non solo i prodotti ma anche l'atmosfera dell'Oktoberfest. Sotto una tenda struttura montata e smontata in tempo record si è voluto garantire lo svolgimento delle serate anche in caso di tempo avverso, ma nonostante la temperatura abbassatasi notevolmente in questo fine settimana, in tanti, soprattutto famiglie, si sono dati appuntamento a conferma della lodevole iniziativa per animare una piazza Umberto I di Sala Consilina quasi sempre vuota dopo il trasferimento della maggior parte delle attività commerciali in questi ultimi anni. Per questo fenomeno la stessa amministrazione comunale ha appoggiato l'evento sin da subito, lo sarà non solo per le prossime edizioni della Festa della Birra, ma anche per tutte le altre che in questo periodo invernale sotto questa struttura intenderanno riportare entusiasmo e presenza al centro di Sala Consilina. Nella sede sociale della Società Operaia Torquato Tasso di Sala Consilina ha avuto luogo l'Assemblea Generale dei Soci. L'incontro è stato presieduto e salutato da Michele Calandriello e ha fatto rivivere le tappe salienti della storia dell'antico sodalizio. Ieri infatti si celebravano i 147 anni della sua fondazione. Un compleanno con tante candeline che serve a ricordare l'incessante, costante e capillare lavoro compiuto nell'ambito della solidarietà, del volontariato e soprattutto del mutuo soccorso. È importante non dimenticare le proprie radici per farne tesoro nel compimento quotidiano delle nostre azioni, ha detto subito il presidente Calandriello. Ha costituito un momento di orgoglio per la società operaia la proposta di avviare un corso di cultura giornalistica e a tal proposito è stata letta la delibera comunale con la quale si è dato l'avvio ufficiale al progetto, siglato giovedì scorso con la firma di un protocollo d'intesa tra la Torquato Tasso, il comune di Sala Consilina e la Banca di Roscigno. E dopo i saluti del vicepresidente Colomba Canonico e del direttore Nicola Iannicelli hanno preso la parola diversi soci, tra i quali Angelo Paladino in qualità di socio onorario che ha salutato l'operato dell'associazione. Poi al termine si è tenuto un momento conviviale. E restiamo sempre in tema del progetto rivolto alla cultura giornalistica. Infatti nel pomeriggio di oggi si sono dati appuntamento presso la sede della società operaia Torquato Tasso di Sala Consilina circa 20 allievi desiderosi di conoscere e apprendere sempre di più l'arte del giornalismo e quindi appuntamento al prossimo lunedì con un nuovo incontro tutto riservato e dedicato alla compilazione ultima di un giornale dal titolo Brainstorming che dà luogo, dà origine allo stesso progetto. Verrà presentato sabato 1 novembre alle ore 17 nell'aula consiliare del comune di Padula il libro di poesie Realtà del sogno di Mario Senatore. L'evento, a cura dell'assessorato alla cultura, turismo e spettacolo del comune di Padula, si aprirà con i saluti del sindaco Paolo Imparato e dell'assessore alla cultura, turismo e spettacolo Tiziana Bove Ferrigno. Presenteranno l'opera Francesco d'Episcopo, Luigi Crescibene, Francesco Bruno Vitolo e la poetessa Angela Furcas. I lavori saranno coordinati da Filomena Chiappardo. E questa volta invece ci spostiamo allo sport, parliamo di pallavolo. Vittoria consecutiva, seconda vittoria consecutiva per l'Antares Sala Consilina. Sentiamo il servizio di Antonella Morena. Continua il clima di festa in casa Antares per la vittoria della squadra salese contro la Nemesi Stabie. La gara si è giocata ieri sera tra le mura amiche del Palazzingaro di Sala Consilina, valevole per la seconda giornata del campionato regionale volley femminile di Serie C. Quindi esordio casalingo per le ragazze del presidente Petrarca, dopo la vittoria riportata in trasferta contro il Sant'Antonio Abate per 3-0. La gara è stata altalenante con momenti di gioco dal ritmo lento e con poca concentrazione. Non sono mancate fasi di gioco lunghe e vari colpi di scena che hanno reso la gara vincente ed emozionante. Il primo set insieme al quarto si sono conclusi a favore della Volley Antares con il rispettivo punteggio di 23-25 e di 25.
25-22. In entrambi i set gli scambi sono stati lunghi ed estenuanti. Nel secondo set la Nemesi prende il sopravvento vincendo per 25-22 ed anche il terzo set se lo aggiudica la squadra partenopea per 25-13. Mentre decisivo è stato l'ultimo set per la vittoria delle ragazze salesi, nel quale si sono subito distaccate dalla squadra avversaria vincendo per 15-5. Viva soddisfazione è stata espressa al termine della gara per i risultati raggiunti dal capitano della squadra Aleksandrova Jelena e dall'allenatore Berardino Viggiano, che sta già organizzando la squadra per il prossimo incontro casalingo del 2 novembre, sempre al Palazzingaro di Sala Consilina contro l'accreditata Volalto Caserta. Oltre ad un cospicuo pubblico erano presenti come ad ogni gara il gruppo di sostenitori che inneggiano con i loro assordanti cori l'amatissima squadra salese, la Volley Antares. Questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio come sempre i nostri contatti, che sono 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it, la nostra informazione come sempre su internet su www.cosmostv.it. Da parte mia il più cordiale saluto. Grazie per averci preferito anche stasera, a domani con la nostra informazione. Buona serata.